La sede provinciale delle ACLI ha ospitato stamane una conferenza stampa nel corso della quale è stata presentata la manifestazione pubblica di domenica 4 aprile alla stazione marittima per il sì ai referendum elettorali del 18 aprile, che vedrà la partecipazione di Marco Pannella. A parlarne erano oggi Franco Codega per il Corel, Comitato per i referendum elettorali, Marco Gentili per il Club Pannella, Barbara Stauber per il Gruppo 54, Gaetano Sant'Angelo di Verso Alleanza Democratica. Era presente tra il pubblico anche l'onorevole Renzo De Vidovic dei Popolari per la Riforma per sottolineare l'importanza del sistema uninominale, primo passo, ha detto lo stesso De Vidovic, per la scomparsa definitiva dei partiti. Dello stesso avviso il radicale Gentili, che ha auspicato la fine delle formazioni politiche grandi e piccole e il formarsi di due o tre grandi schieramenti, l'uno conservatore, l'altro progressista, capaci di coagulare intorno ad alcuni punti programmatici essenziali e precisi e soprattutto alternativi, il maggior numero di consensi popolari possibile. Barbara Stauber del Gruppo 54, sotto lo slogan «Non protesta, ma proposta», ha affermato che la riforma elettorale è soltanto il primo passo verso la formazione di schieramenti politici più forti degli attuali e in grado di fronteggiarsi nell'autentico ruolo di maggioranza e opposizione. Franco Codega, delle ACLI, in rappresentanza del Corel, ha spiegato quella che, secondo lo stesso, è la sostanziale differenza tra i fautori del sì e del no ai referendum. Entrambi, con la loro iniziativa, dichiarano di voler mandare a casa la vecchia nomenclatura dei partiti, ma mentre con il no si distrugge e basta, il sì si propone di costruire un sistema nuovo e rispondente alle aspettative dei cittadini.